E come non posso pensare subito a Mimmo Grasso. Mimmo Grasso, calabrese, nato sullo Ionio, ma lo abbiamo qui, ormai è flegreo. Gli piace dunque immaginare di accompagnarsi a Pitagora, a Virgilio. Si occupa di poesia, saggistica, teatro, con l'Asylum Anteatro ai Vergini ed è segretario dell'Istituto Patafisico Partenopeo. Le nostre note di regia dicono che la sua tecnica, la sua abilità consiste nel saper gestire il vissuto, la vera argilla da manipolare. Ed è con questo infatti che Mimmo Grasso ha potuto plasmare il solco del Sebeto, la via di Taranterra. E sta arrivando. E sta arrivando sul suono della tamorra Mimmo Grasso. È un suono che mi è particolarmente caro perché sono anche tamurraro, perché mi piace riprendere la tradizione che ho scoperto in Africa fondamentalmente. Era già di Omero, ma è da quando ho conosciuto i poeti africani che mi sono innamorato di questo modo di esprimersi. Ciro mi ha chiesto, essendo io flegreo, un testo che parli dei campi flegrei. Ho immaginato, ho un testo che è stato pubblicato in contemporanea in 5 lingue del Mediterraneo e che parla di una persona che sicuramente tutti quanti conoscete, che individuerete, un eroe che come tanti oggi è venuto qui in Italia lasciando alle spalle una città bruciata ed è venuto sul mare. In questo testo si incontra con un altro eroe, un altro uomo progetto, San Paolo. Sotto il letto accumula materiale da riporto e ha sabbia nelle scarpe. Sarà forse sonnambulo? Gli sembra di svegliarsi ogni mattina come ogni mattina. La moglie accanto a lui veglia, nascosta, tra stasi del respiro. Nelle rughe le crescono germogli di taciuto. Da ragazza aveva due fossette dove i passeri venivano a beccare i chicchi del sorriso. Accende la TV. Ancora guerra. Lei in soprassalto dice: guarda quello con la valigia che tiene per mano moglie e figlio, che ha sulle spalle un anziano. I noi di allora. Esce fuori, è nervoso. La battigia da quando è qui è avanzata 8 metri e la barca va in polvere. Un giorno, non ricorda in quale epo, venne un tale che voleva acquistarla. Lui negò perché l'ombra dell'uomo aveva nella destra una lancia lunghissima. Diomede ne aveva una così, con la punta di bronzo atterriva cavalli incandescenti. L'albero di maestra ha allungato radici sulla spiaggia. Il timone è coperto d'edera. Cosa fare? Il non plus ultra sono le ustioni del passato, disse a Cartagine il suo arcano padre, nascondendo i perché del nipote. Da non so quando giunge la voce dello speaker. Tot barconi affondati, tot e tot annegati. Quel popolo di profughi e la sua discendenza. I figli dei suoi figli nascono con i segni di bruciature sulla pelle, incendi. Sente adesso la terra bruciargli sotto i piedi, gonfiarsi per un attimo le vele e gemere le funi sullo scalmo dei remi. Ripartire, rimettersi in gioco. Ora è un uomo da piccole cose, cui si può solo affidare una pianta da innaffiare durante le vacanze e poi ha vari problemi di memoria. Ricorda che talvolta mai ricorda un crepitio di pomici e di cimbali, un rimbombo di pietre e di ecatombi, cloc cloc d'ossa, conchiglie fenici, bla bla di vaticini trascritti in alfabeti che non conosce più. Paolo di Tarso, uno olivastro come lui, qui venne per chiedergli istruzioni, confrontare carte salmastre, mappe. Nelle tasche teneva arrotolato il suo stesso progetto. Anche il giudeo portava un'ombra sulle spalle
Era il giovane eroe figlio del fuoco che governava un regno senza mura o porte scee. Gli consegnò i suoi lari, il vecchio astuccio con il ramo d'oro. Nel congedarsi disse a bassa voce, per non essere udito dagli spettri, alza vele di notte ed usa il vento dell'ombra del tuo Dio se sogna di esser vento. Altri tempi. Il postino su un asino cimmeri gli porta qualche volta cartoline degli antichi compagni ancora in viaggio, ma a lui sembra un miracolo, salve sullo zerbino. Ripartire, rimettersi in gioco. Il tempo che gli resta è quello già vissuto di cui avverte la soma, e l'anziano signore che porta sul groppone, che lava, accudisce, cui allaccia le scarpe, che mette a dormire, che cigola giù in stiva come un'asse nuovissima, che si alza dal giaciglio e va là sulla spiaggia, un bianco terrapieno, le sarine del sogno di ogni notte, dove passa e ripassa e lei ha un lamento e la ripassa e passa in un setaccio l'acqua. Ora, c'è una persona che è stata zitta, grazie, che è stata zitta tutta la serata, e come lui ha fatto a me una sorpresa, voglio farle a lui. L'esergo, vi prometto che quando ho letto questo suo testo, ho immaginato Gragnaniello fare quei suoi vocalizzi da mantra, ispirati al bis 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 delle donne nelle chiese, che si, perché qui c'è questa immagine centrale. Due esergo per questo testo: Wittgenstein, pensiero logico filosofico, pensiero numero uno, di ciò di cui nulla può dirsi occorre tacere. Un passante napoletano, sindirinenda ricer statta zitta. Quindi il testo è O silenzio. A che parte stai caso silenzio? L'hai mai vista? Sai lì com'è fatta? E non cunda casava innocente, raccontata, una vecchia distratta. Sta in da chiese prianna nusanda, nascosta in da un angolo scu, consumata la fama rugianda, cerca grazia, ma parlo con mura. E silenzio una scuola, un progetto, quando i soldi già sono spartuti. E silenzio un padre che aspetta una fatica. E la fatica è fornuta. E o silenzio sta gente, capa chiopero, e silenzio, scusate, e silenzio sta gente, se fa chiopero un golla tant'anni e non parla, non dice mai niente, e si parla, non sa parlare. E silenzio una nenni e clarina, perché spanna motivi e progresso, per sta via che una folla cammina, non cammina, si pure vai presso. Ho scordato, il testo è di quell'uomo così silenzioso e così attivo, freneticamente attivo, che è Ciro De Novellis.